Allora ragazzi, innanzitutto vi do il benvenuto. Sono molto veloce e concitato a parlare perché facciamo una ricetta molto veloce, molto immediata, ovvero la crema pasticcera a modo mio. È una preparazione veramente molto semplice, molto veloce, non richiama proprio la preparazione della canonica crema pasticcera, ma vi assicuro che il risultato finale è esattamente identico, esattamente uguale. Quindi andiamo a vedere subito quali sono gli ingredienti per fare questa crema pasticcera velocissima. Che però andremo a degustare non oggi, infatti vi accorgerete che non facciamo la prova dell'assaggio, ma con la prossima video ricetta. Quindi rimanete sintonizzati. Intanto andiamo a prepararla. Questi sono gli ingredienti. Ci serviranno 250 ml di latte, 17 g di frumina o maizena. Se non avete a casa la frumina o la maizena, potete utilizzare tranquillamente 40 g di farina normale. Poi ci servirà 40 g di zucchero semolato, 2 tuorli d'uovo, un po' di scorza di limone, ma questa è facoltativa, e sicuramente, questa non è facoltativa, un po' di vanillina. Andiamo quindi a vedere come fare questa crema pasticcera veloce. Io ho preparato un bicchiere da mixer e anche un mini pimer. Ora facciamo questo procedimento. Mettiamo tutti quanti gli ingredienti partendo dalle uova, lo zucchero, la scorza di limone, la frumina ed il latte. Ora prendiamo il mini pimer e cominciamo appunto ad emulsionare. Ecco, come vedete, dopo aver emulsionato gli ingredienti, ci troviamo ad avere un composto liscio ed omogeneo. Questo con i mini pimer come procedimento ci permetterà anche di non far formare i grumi alla frumina o alla farina se utilizziamo la farina. Ora prendiamo un pentolino e versiamo tutto quanto il composto al suo interno. Ci siamo muniti di un pentolino, io vado a versare il composto al suo interno. Accendo il fuoco, deve essere sempre basso affinché non si bruci. Se avete notato, io non ho inserito ancora la vanillina, l'andrò a mettere proprio ora. Ecco qua, mettiamo tutta la nostra polvere, così almeno abbiamo dato la possibilità all'aroma con il calore di sprigionare al meglio i suoi profumi. Ora noi con una spatolina mescoliamo, ovviamente emulsionandola con il mini pimer ha formato diciamo una sorta di schiumettina sopra. Non vi preoccupate perché infatti se fate in questo modo voi vedrete che è gialla sotto. Quando poi sarà pronta questa schiuma andrà sicuramente a togliersi. Mi raccomando, mescoliamo sempre affinché non si bruci la crema, altrimenti non sarà più buona. Noi la dobbiamo portare a ebollizione, dopodiché la faremo andare per un minuto o due. Ecco, sta cominciando a bollire, sta cominciando anche ad addensarsi. Noi continuiamo a mescolare per circa un minuto o due. Vedete, come vi dicevo prima, che comincia a uscire proprio il classico colore giallo della crema pasticcera. Sempre per evitare di bruciarla, giriamo in maniera più veloce. Ecco, siamo giunti a fine cottura. Io continuo a girare, spengo, ovviamente continuo a girare perché la pentola è calda, il pentolino è caldo e quindi rischia ancora di bruciarsi. Andiamo a vedere, dopo che abbiamo smesso di girare, qual è il procedimento. Siamo arrivati a fare questo procedimento. Allora, in genere in pasticceria, una volta che hanno cotto la crema, hanno un bel piano di marmo in genere, dove mettono tutta quanta la crema e con l'aiuto di un tarocco o di una spatola cominciano e continuano a girarla affinché si raffreddi in maniera più veloce. Io ovviamente non ho il piano di marmo, però ho un bel taglierino di vetro. Quindi noi andiamo a prendere la crema pasticcera e la andiamo a mettere proprio sul vetro in questo modo. Ok, togliamo anche l'ultima crema rimasta dalla spatolina. Allora, non vi preoccupate, ovviamente se non avete
un piano in marmo oppure un tagliere di vetro, potete direttamente metterla in una ciotolina. Noi ora cosa facciamo? Cerchiamo di aprirla in questo modo al fine di lasciarla raffreddare subito. Vi consiglio, una volta che è fredda e che quindi la potete riporre direttamente nella ciotola, di prendere una frusta e fino a che non si raffredda di continuare a sbatterla. Questo permetterà, anzi non permetterà, la formazione della brutta crosta che si potrebbe formare in superficie. Vedete? Il composto è bello liscio, omogeneo, profumato, davvero buono. Guardate amici, con questo procedimento riuscite a raffreddare la crema davvero in maniera molto veloce. Sono passati, pensate, solo 5 minuti e la crema è già arrivata a temperatura ambiente. Noi ora andiamo a prendere tutta la crema dal tagliere e la andiamo a riporre proprio nella ciotola. Ecco, come potete vedere, abbiamo messo tutta la crema nella ciotola. Vi faccio vedere anche la consistenza che deve avere. Guardate, non è troppo densa. E questa crema ci servirà per andare a guarnire che cosa? Stiamo sintonizzati sempre sul mio canale YouTube, perché nella prossima video ricetta vi farò vedere a cosa ci servirà la crema pasticcera. Non andremo quindi a fare ora la prova dell'assaggio, ma ci vediamo con la prossima video ricetta. Ciao ragazzi!